Luca Onestini, Ivana Misterajova sposi. Il video dell'evento fa sognare i fan che la coppia formata da Luca Onestini e Ivana Misterajova è stata tra le più amate del Grande Fratello VIP. Anche dopo la pausa sono ancora al centro del The Gossip. Un video che li ritrae insieme in abiti sposati fa sperare ai fan per un ritorno di fiamma. Curato da Sara Leonbruno, Luca Onestini e Ivana Misterajova, insieme dopo il Grande Fratello VIP 2017. Anche se solo professionalmente. La coppia che ha fatto sognare migliaia fan. Che non si arrende ancora possibile ritorno fiamma. Continua a mostrarsi da vicino anche dopo la fine di la storia. E questa volta lo fa un modo completamente senza precedenti, occasione dell'evento di Missy Noto Sposa, tenutasi il 10 settembre Noto, Sicilia. I due hanno avuto l'opportunità di sfilare sposato vestito. Anche dopo qualche tempo, la sensazione tra i due è innegabile e ha permesso all'ex tronista e al modello di interpretare la parte nel miglior modo. In poche ore, il video della sfilata è stato fatto click e riconciliato da molti utenti. Alimentare le voci su un possibile ritorno. Il video virale sui social media. Luca Onestini e Ivana Misterajova non hanno mai negato di essere rimasto in buone relazioni anche dopo il crollo. Ed è il motivo per cui molto spesso si trovano a lavorare insieme. In una storia di Instagram pubblicata ieri dai bolognesi, le due battute da vicino mentre cercano di parlare dentro dialetto siciliano. Sei bello come il sole. Non posso guardarti. Te lo dedico. Scherzi che si riferiscono al suo collega ed ex girlfriend. Non puoi dirle. Commenta un ironico ragazzo dello staff che li accompagna. E perché no? Onestini risponde a sua volta. In effetti, gli sguardi e i gesti sul palco hanno fatto pensare a molti che potrebbero essere ancora di Tender. Presentare una serata in un telaio così magico e con la scala piena è stato davvero meraviglioso. Ha commentato il 30enne immediatamente dopo la fine della sfilata. Domino un commento per Misterajova, che ha definito un posto meraviglioso Noto. Dopo l'evento, che i due hanno guidato come presentatori. Le loro strade hanno diviso. Luca questa mattina ha preso il primo volo dall'aeroporto di Catania per tornare a Milano, mentre Ivana trascorrerà qualche ora in più in Sicilia a Biforeto a dedicarsi ai prossimi impegni.